Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Forcraft. Oggi siamo qui con Eren, Tiar, Dani, Tano. È Tano che arriva sempre dall'alto. Siamo ancora sulla mappa Forsaken e vi ricordo che qui ci sono le armi divine e anche quelle bannate. Speriamo di trovarle e di utilizzarle contro qualcuno. Quindi iniziamo. Raga, io vedo che siete tutti pronti, quindi faccio partire il timer e si parte. Via. Ma il timer è partito? Sì, l'ho fatto partire io, è il mio timer personalissimo. Ok, mi aspettavo un Hey Alexa di produrre no, questo... per 10 minuti. Però potrebbe essere. Il fatto è che però non sarebbe più... questa è utile, finalmente ho trovato una cosa utile. Tieni Despacito sul fondo per 10 minuti, poi quando finisce... Giallo già? Secondo me sono i proiettili. Io sono il giallo. Ok. No, perché già, se partivi già con quella lì, ti picchiavo. Beh, blu sì. Comunque. Sì, così subito. Blu va bene. Dabba di. Ma il blu non è niente, il blu, dai. Caramelle ormai non me le fate più usare perché ha usato tutte queste armi qui da bambinoni che devono fare le cose che fanno il botto, se no non sono contenti. Vabbè, le caramelle fanno il botto. Beh, guarda. No, ma questo qua. Cioè, io uso questa qua. L'arma più potente del gioco. Oh, intanto di calma. Cosa sto dissing adesso? Ma no, perché? Sono non lo so. Perché è tardi. Ci abbiamo lavorato un sacco. Ma non ci permetti. Ma è perché voglio fare un po' di spettacolo. Cioè, sei invitato anche a pagare la Madonnina. Che non c'entra niente. No, tra l'altro, mi sono anch'io sbattuto per queste armi. Le abbiamo provate. Cioè. Bene. Che sei io incato alla mia rotta? Oh. Ma rotto! Ma sei rotto! Come sei tu rotto? No, sì. Eren, lo stavo per dire. Ah, lol. Gialla? Davvero? Ho trovato il Gauss Rifle Slugs. Slugma. Slugma. Hai trovato lo Slugma? Sì. Il Macargo. Tano ha lo Slugma. Non è vero. Alfagma, secondo me. Le cazzo lo sanno. Sì, ma il Fagma non è una malattia grave, dai. Poi il Pogma. Hai il Figma. Rossa. No, Tano, no. L'ho trovata. Tano, no. E la userò su Tech. No. Mi sembra corretto, grazie per non averci valutato. No, tranquilli. Ma infatti una volta non avevi il tuo amore Eren Blades che dovevi sempre seguirlo? Ormai... Cioè, ha preso troppi schiaffi. Siamo stanchi di combatterci. Troppo no, diciamo che... Allora, una volta che sono stato confermato più volte campione, non ha più senso insistere. Più volte vuol dire più di... Qua hanno riso almeno in 22, cioè il numero di persone che guarderanno questo video. No. Questo non lo trovavo da un sacco. Lo scarsone. Tano, tu sarai campione solo se riuscirai a rispondere a questa domanda che ti farò adesso. Vai, spara. Perché alle brave ragazze piacciono i ragazzacci? E stai attento a quello che dici. Intanto io apro il mining drill. Però il problema è che siamo da tech, quindi non posso dare una risposta seria. Me lo chiedo da davvero tanto tempo. È fallito, quindi fai schifo. Ma io la risposta alla domanda è: me lo chiedo da davvero tanto tempo. Non è vero, la risposta giusta è... Io la so la risposta giusta perché la risposta io è sono... quella che ho detto io, è quella che ha detto Dani. Tano, no, Tano, tu hai lo stigma, cioè le stigma. Ma perché io sono un ragazzo stigmati cattivo, nel cervello. Okay. Tano è andato dall'oculista e gli ha detto che ha le stigmati. Io sono un ragazzo cattivo. È stigmatico, ma non astigmatico. Io sono asmatico, ragazzi. Sì? No. C'hai il Ventolin? Tano, tu se non esci di casa per una settimana diventi stitico. Non è vero. Perché non esce fuori lo stronzo. Sì, si chiama il Ventolin. Ma perché ti fa aria? Si chiama no, Ventolin. È quella cosa che... Non so se hai mai visto quelli che soffrono d'asma. Sì, io presente. Ma perché ti spruzza l'aria? L'hanno chiamato Ventolin. Non lo so che... No, apre le vie respiratorie. Credo che non sia una so bene perché, però pensavo che l'accento fosse altrove. No, io pensavo che fosse Ventolin, perché... Non ne ho idea, Tech. Vabbè. Fa lo stesso. Ma sì, quello che è, insomma. No. Ci sta, ci piace. L'importante è che Tano muoia. Mamma mia. Mi avrete sulla coscienza. Quanta cattiveria. Nah, ti avrò sulle cosce dopo che ti avrò mangiato. No. Guarda che ti farà piacere far parte del tuo corpo. Okay, Tano, queste dichiarazioni. Non volevo saperlo.
No, no, infatti. In privato che ci si accordava diversamente. Hai avuto un infarto al cervelletto, te. Al cervelletto? Ma poi l'infarto che viene solo al cuore. No, perché si è fermato il cervelletto di funzionare. Sì. L'infarto non viene solo al cuore. Quello è l'infarto miocardico. Guarda qua, attenzione. Aaron Blaze ha fatto una laurea per corrispondenza in medicina. E se fosse tuo? Adesso qui tra me e Eren si vede chi ha mangiato tutta la vita i Coco Pops e chi gli ho il brand. Eren, quello intelligente. Io mangiavo Coco Pops barchette. Che buone! Usciva la ti ricordi, Tia, il periodo dove uscivano tipo le pallette quelle a disco di stoppa per fare i balletti? Che sì, mio Dio! Madonna, che spettacolo! Che e io belle. Pregavo tipo i miei di comprarmi e dicevo, ma poi non te li mangi solo una volta e poi lasci. Io ho trovato quelle dell'Italia, Dani, cioè tipo... No, l'Italia quando ancora eravamo una squadra rilevante. Esatto, sì. Eravamo una squadra, appunto. Io ragazzi vorrei le merendine dei Pokémon col disco bianco in mezzo. No, cosa hai detto? Ma cosa avete mangiato da piccoli, raga? Forse ho capito perché certe cose sono... Perché siamo cresciuti così zuccherosi. Sapete quali sono i cereali migliori? Quelli di mais che hanno dentro il cioccolato. Oh sì, Non li ho mai assaggiati. Quelli mi fanno volare, ma tipo li mangiavo anche così. Io li mangiavo pure così. Vanno mangiati così, accompagnate dalla scatola. Siccome sono intollerante, ho un piano, voglio comprarmi tipo il latte di soia o di mandorle e farmelo col caffè e quei cereali lì. Se è buono, ragazzi, mi svolta la vita. Sì, zio, però non puoi di queste cose che io dopo il video mi vado a fare il tazzone di latte e cereali a mezzanotte. Che top. A me non piacciono i cereali, adesso voi direte come... Tiar, ti avverto. È ancora lì? No, raga, c'è il radar Tiar. Mi è appena passato accanto Dani. Io Tiar, non ho fatto vi nulla. Giuro, ragazzi, da bannare. Ti giuro, capisci cosa intendo? Mi faccio ritornare la voglia di stare con i miei. Capisci cosa intendo? Ah, c'è anche Tano! Io me ne voglio andare, in verità, Ma siete tutti qua, raga, siete tutti lì e ma non si sa dove. Tutti qua dove? Dove siete? Infatti, tutti lì dove? Sono tutti al cannellone. Cos'è il cannellone? No. Voglio pure la lasagna. Il cannellone quello di roccia, dai. Ah, arrivo. Ma non il cannellone di carne e di pasta? Bello. Allora, raga, come andiamo messi? Vi dico che mancano 1 minuto e 11. E tra poco quindi sarà ora di chiudere la safe. E so che verrete qua tutti di corsa. Io non ricordo neanche più dove stringesse. Ah, manca 1 minuto e 11. Allora, Tiar, hai 1 minuto e 11 per scoprirlo. Ah, ok. Mi sono ricordato. Prima di morire da danno di qualcosa. Ehi, grazie per la danno di Tano. Beh, non è mai tardi per un'armatura leggendaria, comunque. No. Raga, ognuno ha le sue scelte. Raga, attivate le entities. Io ho visto tutte le partite di pallacanestro di Magic Johnson, non mi reputo mica un grandissimo playmaker. Ecco, sì, volevo dire proprio questo. Ehi, chi è che mi spara le spalle? Au. Chi è che cosa siamo? Infezione? Chi è che mi vuole morto? Magic Johnson. Ma chi preso! Ma sta traiardando tantissimo? Preso! Ah, certo. Bravo, alle spalle. Si fanno le cose alle spalle ora. Guarda, ti ho dato due Gauss e non sono riuscito a prenderti. YouTube funziona così o sbaglio? Esatto. E di solito funziona così il gioco, sì. Dai, non è che sei in alto come al solito? Ma dai, ma io sto camminando in questo momento. Ma sei shiftato? No. Sei sotto Tiar. Me ne può. Dove sei, Tiar? È sotto che va verso il villaggio. Vabbè, rimbrito. Ok, no, devo evocare il mio Patronus. Vai, 100% Brumotti. Oh, no. Dove sei, Tearless Raptors? Aia. Sono vendicato di tech. Aia. Vediamo se questa ce la fa. No, non ce la farà mai. Oh, Sciabolina. Sì, perché stavo per morire. Oh, raga, c'è la safe. Sta arrivando la safe. It's not safe to stay here. Stay here? Non si dice stay, si dice... Better kill here. No, in realtà è giusto stay. Si dice stays. Cos'è la lezione? Che problemi c'hai? Oh. Mi sto scherzando. Comunque, se qualcuno vola è Tano. Raga, sono morto. Oh, la safe. Ho perso così tutta la vita. Che bello.
Ma quanto è piccola sta safe, raga? Cioè, blocchi. Cioè, questa cosa qua. E dai, non è tanto piccola. Siete tutti salvi? Siete tutti salvi? Ehi! Ehi! Guarda che non ti uccido! Eh! Non volevo quasi ucciderti! Sì, sì, sì. Quanto ti ho tolto con la Scorpion? A me è 2 cuori. Potevo tirartene un'altra così per vendetta. Dove sei? Beller Blaze. Il mio alberello. E non ti dico quale. Forse sto mentendo. Oh mio Dio. Lars invece è in una casetta. In Canada? Stai zitto. Le casette in Canada mi piacciono. Raga, siamo qua, io vi vedo, raga. Cioè, vi vedo nella minimappa. Però siete coperti. Lars è stato laserato. Tano, scendi dal cielo, please. No, ancora? No, come faccio a colpirlo se l'ho laserato in cielo? Con il jetpack? Non ce l'ho. Che ti givi. Perché sto facendo questo? Questo? No, torna indietro. No! No, carica le armi, Tech, non fare cose che non devi fare. So che sei qua. Se n'è andato. Lo so, infatti vedo. Aia! Aias! Quello ero io! Dove sei, Tano? Sei shiftatino? No, ho visto qualcuno. Io sono su un tetto di una casa e c'ho dell'Ars davanti. Se non vieni da me ti consegno dell'Ars. Sì. Lo vedi? Sta... Io lo vedo dell'Ars. Guarda, è qua dietro la montagna. No, adesso faccio una cosa. Op. Somarello. Ma dov'è Tano? Okay. Quello che non capisco. Tano non lo so dove sia. Raga, io... Non fate i finti tonti, dai. Io non so dove sia Tano. Aio! L'ho visto. Allora, Tano è nell'angolo nord-ovest, Tech. C'è dell'Ars lì, c'è dell'Ars. C'è anche... Sparando. C'è... Nella casa vicino c'è dell'Ars. Tech? Alla giampettina o il jetpack? Ah, cavolo! Ho appena ripreso una cosa io. Oddio, l'hai già cacato? Devo farlo la 1. Aia! Sto perdendo cuori, ne ho 4! Ho 5 cuori! Ho 5 cuori! Tutti. Ma siete tutti lì, siete? No, Lars, è impossibile che hai tutti i cuori. No. Ho i medikit. Ah. Cavolo. Allora è il caso di colpirlo un po'. Sì, decisamente. Dove siete, raga? Io vi sto spaventando tantissimo in questo momento. Io ti ho hittato. Guarda, con la mia Scorpion. Guarda, karma per aver fatto spaventare me. Io non so dove è andato Tano. Un po' ci stava, però. Tano l'ho shottato col cecco. Sì, mi ha fatto un po' male. Aia. Ma lo vi vedo. Sparate? È nella tua collina, sotto si è fatto un buco, Tano. Non è vero? Sì, ti Maletico. Giuro, si è chiuso... Dai, no, esci, Tano. Tano, esci da qualunque buco tu si abbia fatto. Ah no, è uscito, Uh-huh. Te ne sta andando col rampino. L'ho visto, forse l'ho visto. Guarda come faccio l'infame. Oh, mi ha fatto essere infamone. Per così dire. Sopravviverò per un po'. Dove? No, Dani, che palle che sei. Questa è pesa, raga, questa pesa. Questa pesa. Dai, raga, dove sto camperato? Ma che poi? Ma stavo puntando Tano io. Ma mi avevi visto? Questa pesa. Questa pesa. Dove correvi verso di me? Dove sei, Tano? Tano? Forza, quante vite hai te? No! Ecco, me l'hai culato. Adesso tocca a te. Siamo rimasti solo io e te, Tech? Sì, siamo rimasti solo io e te. Adesso tocca a te, Dani! Ecco. Mi dispiace, ma io devo vincerla. Dani ha un'arma pesa. Lo so. Devo farcela, però. Dove è andato Dani? No, questo non posso usarlo. Caramelle. Non ne ho più. Devo usare questo. Ma che camper! Mamma mia. Questo, si userà questo, raga. Mamma mia, Dani. Dov'è Dani? Dov'è? No, 4 cuori! No! 2 cuori! 2 cuori! 2 cuori! Laser attack! Dai, laser! Laser! No! Dai! Non ce l'ho fatta laserare! Ma non ci credo! Ha vinto!
Ha vinto Dani! La mia prima vittoria reale! Che, che vittoria spregevole che ha fatto. Camperato dietro l'alberello. Non è vero, mi sono andato addosso. Mi sono andato addosso con l'arma da vicino. Ora sì, ma t'ho visto doveri. Ragazzi, prima o poi doveva succedere e Dani è riuscito a vincere. Purtroppo l'Executor, che tanto piace a Tier, ha solo due colpi. Se sbagli, sei finito. Esatto. Dopodiché ho utilizzato un'arma sbagliata, effettivamente, e mi partiva, perché ovviamente le armi sono tutte al contrario, come al solito, mi partiva il mirino e non lo sparo. E quindi Dani ce l'ha fatta. Va bene, GG Dani, cosa ti devo dire? Ho fatto vincere queste ultime due settimane quelli che non hanno mai vinto. Siete contenti? Basta, adesso il vostro bonus lo avete avuto. Certo. Quindi passate anche dagli altri canali, ragazzi. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!